Una delle cose più difficili da fare in home studio, a mio avviso, è registrare le chitarre acustiche bene. Non è uno strumento semplice, soprattutto se appunto non hai una bella stanza, dei microfoni molto costosi, eccetera, eccetera, Buonasera. Ma grazie a un mio Patreon ho scoperto una tecnica di cui non conoscevo l'esistenza e la affrontiamo insieme. Beh, cazzo, ora effettivamente sembra una cazzo di chitarra. Ok, cos'è l'idea? Quindi che noi ci sono molte chitarre acustiche, ok, che hanno appunto il jack di uscita, quindi una instrument auto, oppure potete anche prendere uno di questi, no? Un piezo elettrico, appunto, che poi ti esce in jack. Voi avete la vostra chitarra che esce col vostro cavo jack da chitarra, ok, perché dentro ha un piezo, una DI già è attiva e passiva, cazzi vostri, se esce col cazzo di jack, ok? Voi al posto di mettere un microfono sulla vostra chitarra che ti prende il rumore della stanza, l'acustica brutta della tua stanza, magari può avere questo tipo di problemi, voi andate a sostituire questo microfono con appunto questi impulsi di risposta, ok? Quindi voi avete il vostro impulso di risposta e poi potete appunto miscelare la vostra DI e il vostro finto microfono. Questo vi permette ad esempio di poterlo usare anche live se avete una pedalina che vi permette di caricare dei punto wave, ok, degli impulsi di risposta. Ovviamente questa cosa la potete fare sulla vostra chitarra, se avete una chitarra molto bella, facendo come? Registrando entrambi. Quindi se voi registrate sia la vostra DI che il vostro microfono, un po' come fanno vedere nel tutorial per creare questi impulsi di risposta, poi il computer riuscirà a capire cosa manca a questo segnale per suonare come questo e quindi di potertelo trasformare. Vedete che lui con la sua scarlettina si sta registrando il microfono della sua chitarra e appunto l'uscita jack della sua chitarra. Lui poi con questo software, che è quello che potete trovare, che è tra l'altro open source, quindi il QKR Generator, con questo software appunto potete creare la vostra risposta. È in home studio un'idea molto molto comoda. E da qui vi presento il sito Acoustic IR, che è acousticir.free.fr, che è una collezione di impulsi di risposta molto molto figa di chitarre e tra l'altro anche un metodo per creare il vostro impulso della vostra chitarra, ok? Veramente tutto molto molto ben fatto, c'è un sacco di software, ci sono un sacco di risorse, ok, riguardo questa tecnica, ma tranquilli, la facciamo assieme, perché noi abbiamo, nel caso che sta ancora aprendo la sessione di un nostro mix, c'è una chitarra fatta con un piezo che sì, suona bene ma non così tanto. Quindi una cosa che potete fare è appunto andare negli Air Database, andare a prendervi una bella Martin. Non c'è? Eccole qua, voilà, search. Quindi abbiamo tutta una serie di Martin che ci possiamo scaricare, prendiamoci una, che ne so, Sony Tone. Io sono veramente poco poco preparato su questa chitarra, ci scarichiamo i nostri file, mi prendo tutto questa cartella così faccio prima, quindi vado qua, gli dico scarica, tanto sono file molto molto piccoli, mi estraggo i miei file e andiamo a giocarci, vediamo un po' come suona. Cazzo di Reason, ma vaffanculo, sì, ce l'ho la licenza di Reason, stronzi figli di puttana che dovete controllarla tutta la volta. Vedo che la prendi, sì, proprio, ho pagato, in modo sereno, due cazzi, fammi fare musica. Vabbè, nel frattempo, non so, mi faccio un caffè? Ok, abbiamo qui nella nostra sessione una chitarra classica, se non sbaglio. Ok, quindi questa qua è la nostra classica chitarra presa solo con la DI. Noi andiamo a mettere quindi un reverb, che è qualsiasi software che ti possa aprire un impulso di risposta, ok? Uso questo perché è già comodo. E proviamo a mettere il nostro, quale sarà? Questo qua? Mettiamo. E dà un pochino più di storia. Sento un po' di vibrazioni del legno, non è malissimo. Proviamone altri. Cosa sono questi qua invece? Flavor?
Ricordo che me ne aveva passato una anche Edo. Dio risponde sulla chat di Telegram se avete avuto la fortuna di incrociarlo. Proviamo a vedere come ci suona invece questi file che ci ha dato il buon Edo. Quindi abbiamo una Taylor con i DPA, una Taylor con gli Earthworks, con i Neumann, con gli Shops, con i Sound Deluxe. Perfetto, ci mettiamo sopra sta Taylor. Beh, interessante. Un alto di gain, ma c'è. Proviamolo col DPA. Gli Earthworks. Forse mi piace di più con i DPA. Col contesto di tutto il mix. Ah. L'abbiamo portata a casa, gli diamo un attimo di compressione, magari, giusto per tenerla fuori nel mix. Perché la differenza si sente abbastanza. Ecco, poi sono sicuro che in questo database gigantesco ci siano, magari ho pescato io una roba veramente un po' sfigata. Se mettiamo tipo un ukulele, ci scarichiamo questo banjo ukulele. E ci sono in allegato le foto. Quindi vedete che poi ci sono anche ovviamente dei prodotti commerciali, ok, che fanno questo mestiere, come possono essere appunto questi qui della 3 Sigma Audio. Loro sono un po' i primi di Google che vengono fuori, però anche loro difendono questa idea di trasformare, di usare appunto queste acustiche sulle vostre DI. Ecco, scusate se non sono entrato nel dettaglio di appunto come realizzarla con una vera chitarra, con i microfoni, perché detto con tutta onestà non è il mio mestiere. Il mio mestiere è più in questi casi usarli come ho fatto adesso in mix e non in live in tutto questo. Vi lascio qualche indicazione per approfondire se volete. Come potete vedere ci sono un milione di video molto ben fatti su come crearvi appunto i vostri impulsi di risposta. E come potete vedere ci sono anche le possibilità di usarle anche live. Ok, quindi lascio ai chitarristi l'approfondimento. Il mio voleva semplicemente essere un ehi, attento, esiste questa pratica e questa tecnologia. Dacci un occhio. Io personalmente non la conoscevo. Per me sono caduto dal pero. Proprio, c'è anche un po' di Nutella sulla mano. Però è caduto dal pero stamattina. Allegher. Niente, ci vediamo al prossimo video. Ok. Bye bye.